Le trancate o leve articolari sono una parte fondamentale del settore a mani nude del Kalikalasak. Ora vedremo alcuni esempi di questo tipo di leve che possono essere portate sugli arti superiori o gli arti inferiori. Ogni tipo di leva può essere o in chiusura o in apertura. Questo vale sia per il polso, vale per il gomito, vale per la spalla, consideriamo anche il collo o anche le stesse dita. Quando sono all'esterno si preferisce in chiusura, quando sono all'interno si preferisce in apertura. Sul gomito possiamo andare passando per sopra, quindi con un colpo al viso e scendendo, o colpendo sul fianco e cercando di salire. Questo vale per tutta la parte degli arti superiori, parte fondamentale. Stessa cosa vale per gli arti inferiori, quindi consideriamo la caviglia come il polso, il ginocchio come il gomito e la parte dell'anca come la spalla. Ora prendiamo come esempio un attacco con le braccia, un pugno frontale. Da questo cerchiamo di costruire una serie di leve, sia all'interno che all'esterno. Passando all'esterno possiamo chiudere, possiamo controllare la parte alta, tornando possiamo aprire. In questa situazione particolare abbiamo il gomito in apertura mentre il polso è in chiusura. Questo ci permette di avere un doppio controllo sulla stessa leva. Solo con il gomito possiamo passare da sotto, solo con il polso possiamo stenderlo. In questo modo ci permette di avere una doppia chiave. Sempre sullo stesso attacco posso decidere di passare all'interno o colpendo questo con un gomito, passando da sopra, stessa leva, il movimento del corpo è lo stesso, mentre all'esterno chiudo e poi riapro, all'interno prima lavoro sul gomito, salgo e mantengo il polso. In pratica abbiamo ottenuto lo stesso effetto, polso in chiusura e gomito in apertura. Ora, mantenendo lo stesso principio, vediamo come utilizzare leve articolari sugli arti inferiori. Ora abbiamo la caviglia al posto del polso e il ginocchio al posto del gomito. Il principio rimane invariato, quindi posso lavorare sulla caviglia come quando piego il polso. La stessa cosa vale per il ginocchio. Nel caso voglio portare a terra l'avversario, posso continuare la rotazione e piegarlo verso il basso.